sta andando alla grande. Complimenti. Vediamo proprio il filmato anche di ieri, gara molto intensa tra Lodigiani ed Urbetevere. Una bella partita, tante emozioni ed un pareggio che non cambia nulla in classifica. Lodigiani ed Urbetevere restano appaiate al quinto posto dopo lo scoppiattante 3-3 del Francesca Gianni. Avvio equilibrato, poi prima grande occasione della gara per i padroni di casa. Baroni smarca Botti solo davanti a Iannone, che in tuffo è bravissimo a chiudergli lo specchio. Risposta ospite con un sinistro di Spera al lato. Poi grande occasione sul sinistro di Spurio, che a tu per tu con Zaccaria non c'entra lo specchio della porta. Lodigiani che risponde con Dorsi, diagonale, Iannone controlla a terra. Ospiti ancora pericolosi e Spurio trova un grande Zaccaria a negargli la gioia del gol. Due minuti dopo però il numero 9 ospite ha il modo di rifarsi. Bella azione sull'asse Spera Petruni. Per Spurio è comodo l'appoggio a porta vuota. Urbetevere in vantaggio e subito vicino al raddoppio. Ancora una volta bravissimo Zaccaria sul tocco di esterno di Mangano. La risposta della Lodigiani è affidata a destro di Bonanni, che però non crea problemi a Iannone. Nel finale di tempo padroni di casa in avanti. Prima una mischia non sfruttata sugli sviluppi di un corner, poi destro di Baroni al lato. Avvio di ripresa lento, poi lampo dell'Urbetevere con una girata di Spurio che si stampa sul palo. Mangano prova a ribadire in rete, ma in fuorigioco. Immediata la risposta della Lodigiani, gran sinistro di Ippoliti, palla al lato, non di molto. Padroni di casa che al 19° trovano il pareggio grazie ad un perfetto calcio di punizione dal limite del neoentrato Gallanio. Una parità che resiste solo 3 minuti. Corner da destra, testa di Torlai, Urbetevere di nuovo in vantaggio. Partita che diventa bellissima, Botti va via sulla destra, tiro sporco di Gallanio, sotto misura tocca a Baroni e fa 2-2. L'Urbetevere non ci sta, Mangano ruba palla a Muso, ma in caduta conclude debolmente, bravo Zaccaria a respingere. Finale ricco di sorprese, proprio al 70° Ippoliti pesca in profondità Vittori, esterno all'incrocio, nulla da fare per Iannone. Sembra fatta per la Lodigiani, Jacobucci si gioca la carta trasca e dopo pochi secondi è proprio il numero 17 in maglia gialla ad appoggiare nella porta vuota dopo una bella iniziativa di Spurio. Ultimo lampo ancora della Lodigiani, cross di Musu, Francesca Pittaccio ci prova in acrobazia, ma il suo tocco è debole, Iannone controlla a terra. Finisce 3-3, un punto per parte per due squadre che restano in piena corsa in zona playoff. Complimenti a Alessandro Serra per il filmato. Andiamo invece a vedere, anche perché è il campionato che guarda anche da vicino gli amici dell'Ostia Amari, il campionato giovanissimi fascia B regionali. Poi vedremo anche qualche immagine che abbiamo curato ieri con Fabio Cadastro, almeno credo 2 o 3 gol siamo riusciti a prendere, la partita che poi è finita in goleada. Vediamo intanto le classifiche. Nel girone A vincono praticamente tutte le formazioni di testa. La Dispoli e l'Olimpia resta in scia, poi vedremo anche il filmato, l'Olimpia che si sbarazza senza problemi dell'Urbe Roma, un primo tempo in realtà al Bacelè fin troppo noioso, poi nel secondo tempo l'Olimpia riesce a mettere a freccia e a segnare ben 3 reti. Questo giorno ovviamente c'è l'Ostia Mare che addirittura ha fatto 6-0 ieri con il Civitavecchia e 5-1. Ah, perfetto, c'eravamo anche, ma abbiamo sbagliato il risultato. Benissimo, comunque raggiunge quota 24 punti. Nel girone B il Rieti ne fa addirittura 6 al 7 Bagni, il Fidene vince passando per 4-0 con la Vic Formello, il Villalba invece frena la Spes. Negli altri gironi, questi vediamo intanto la classifica, ricordando che sono ovviamente tutti sul portale fuoriaria.it, già praticamente quasi in tempo reale il sabato pomeriggio, e anche per gli utenti c'è la possibilità di inserire i risultati. Negli altri gironi all'Atletico 2000 va il derby sentito con il Certosa, anche se di misura, il Bettini vince sull'Artiglio, vince però anche il Tor Sapienza, questo quindi il quadro dei giovanissimi di fascia B. Luigi, io credo che insomma comunque siete in scia con Cerveteri, con la Dispoli, con l'Olimpia, credo che l'obiettivo sia cercare di prendere l'elite. Sì, noi quest'anno abbiamo tutte le categorie elite, l'unica che ci manca è quella, abbiamo iniziato cioè, sperando di poterla vincere, e siamo incappati in un paio di risultati un pochettino così contrari, ma
il calcio, come ho detto prima, è uno sport, non è che se c'è qualcuno che ci sta sopra noi vuol dire che sta giocando meglio di noi e noi accettiamo i risultati. Fermo restando che il mister lo sa, ha tutta la responsabilità di far giocare nel miglior modo e far avere i risultati per noi a questa squadra. Ma è quella che ci manca e ci stiamo provando, insomma. Mister, è una bella responsabilità. Beh, già inizio anno, quando mi chiamarono, inizio diciamo l'anno scorso, c'era questo obiettivo. Purtroppo abbiamo avuto degli incidenti iniziali, praticamente tutto il gruppo che avevano preparato i precedenti tecnici, come succede spesso a questi settori, è andato via con l'allenatore. Quindi ci siamo trovati a maggio a cercare di giocatori a destra e a sinistra con i 3-4 che erano rimasti. Ora siamo riusciti a fare un bel gruppo, arrivati tutti i ragazzi preparati da altre società vicino, per fortuna, anche perché l'Ostia Mare è una società importante. Quando cerchi i giocatori di Ostia Mare, l'intorno li portano tutti, perché è una vetrina importante, una città come Ostia non c'è sta. Quindi l'obiettivo è proprio questo, cercare di portare l'Ostia Mare a livello delle società più importanti del Lazio. Roma, Lazio, Cisco, Lodigiani, Nuova Tortelteste, Savio. E ci manca, abbiamo un piccolo gap ancora, che per quanto riguarda la Juniores già l'abbiamo colmato, perché col gruppo dei ragazzi molto preparato, pur essendo sotto età, siamo riusciti a ottenere buoni risultati, campioni d'inverno e ora sono i primi in classifica. Con gli altri stiamo un po' faticando, però era un obiettivo di 2-3 anni, quindi non è raggiungibile quest'anno. Per quanto riguarda la mia squadra, io sono convinto che noi possiamo, senza ulteriori passi falsi, combattere fino all'ultimo per la vittoria del campionato, riconoscendo anche il valore delle altre squadre, perché sono sicuramente squadre attrezzate, preparate negli anni e quindi più abituate di noi a giocare insieme. Infatti, devo chiedere anche ai ragazzi, intanto credo che dovremmo avere anche la copertura dei gol di ieri, almeno di qualcuno. Non so se chi se la sente di parlare, chi ha il microfono? Domanda facile. Fra le altre squadre che avete incontrato, penso al Cerveteri, alla Dispoli o anche all'Olimpia. Fregene, Dispoli e anche Olimpia. C'è qualcuna che... Ti passo il microfono. Quale ti ha impressionato maggiormente? Se ti hanno impressionato. Fregene. Anche fisicamente, immagino, perché l'ho visti molto prestanti, molto, prestanti, molto strutturati. Invece ieri, partita tranquilla. Sì, sì, erano anche piccoli fisicamente. Quindi già comunque si vede parecchio differenza tra una squadra fatta magari costruita per cercare di prendere l'elite e invece una squadra magari un po' più nei piani medio-bassi, insomma. Il tecnico, come un giudizio di lui? Bravo. Diplomatico. Bravo. Tutti concordi allora, eh? Va bene. Non so se riusciamo a mandarlo il filmato dei gol di ieri, almeno un paio credo che il nostro Fabio Cadasso ha postato per la Juniores, se doveva averli presi. Eccoli qui, intanto questa è dopo la partita della Juniores. Questi almeno i primi, credo siano i primi due gol, almeno stati appunto ieri con il Civitavecchia. Questa azione comunque importante, si è partito subito bene col giro. Devi vedere pure il mister che ieri non c'era, era 39 di febbre. In panchina non c'era. Grazie per essere qui. Infatti abbiamo vinto. Subito polemica. Non c'è bisogno dell'allenatore, ormai giocano da soli. Prossimo incontro? Vista Aurelia. In casa loro, a Ceccacci? Sì, a Ceccacci. Di campo comunque non facile, perché immagino comunque abituati... Fuori casa sono comunque tutti campi ostici, anche perché non troviamo sempre il campo che ci abbiamo a disposizione in casa, dove è abbastanza largo, poi la palla rimbalza bene, si può giocare bene a calcio. Difficile trovare impianti di quel livello, onestamente. No, no, anche ci sono parecchi campi buoni, magari non così grandi. Che favoriscono chiaramente le compagini giocate, particolarmente tecniche. Certo. Sono a posizioni, il tipo di gioco che mi ha chiesto la società, perché come società abbiamo un direttore sportivo che è Corazzi, che ha chiesto questo, cioè che noi facciamo un modulo tipo il 4-3-3 e con le sovrapposizioni sulle fascia e attacchiamo sempre. Quindi puntando molto sugli esterni, sulla sull'ariosità della manovra. Palla a destra, blocco di destra, palla a sinistra, blocco a sinistra, come giocava lui con i professionisti. Beh, insomma, sarebbe male, tutto sommato, ricalcare le orme di Corazzi, insomma, che sappiamo, insomma, è un maestro. Sì, ecco, sì. Quindi, insomma.
scelta societaria poi da fare. Tutto col tipo di gioco, quasi tutta la società. Certo, la certo. Prima squadra in giù, insomma. Un po' sull'esempio quinto, Barcellona, forse. Sì, però. Ecco, con le debite proporzioni. Vabbè, però sai, intercambiabilità dei ragazzi, i moduli se sono gli stessi, possono salire e scendere. Noi abbiamo una squadra 94, l'altro anno sono andati tutti via. Gioca un 4-5-95, no? Ogni tanto. Però non c'è un'altra faccia della medaglia da questo punto di vista, non si corre il rischio magari di snaturare le caratteristiche di alcuni giocatori, forzandoli un pochino all'applicazione di un modulo. A questa età si riesce a cambiare ruolo, cioè, oddio, si riesce pure a farli tatticamente, tecnicamente giocare nell'ambito del campo. La 4-3-3 è un tipo di gioco, penso, no? Che sia un pochettino più carino da vedere, più bello da attuare. È difficile farlo perché c'è un po' di spegno più di energie. Esatto. Però insomma, finché ce se la fa, poi nulla toglie ai nostri allenatori di passare al fatidico 4-4-2, secondo come si sposta la partita, insomma, no? Non è... Però è chiaro che l'imprimato della società è stato quello, di cercare di portare le squadre nel settore giovanile, noi anche già dalla scuola calcio, a fare un tipo di calcio giocato, no? E poi si vedrà, insomma, i frutti li vedremo per qualche anno. Certo. Beh, però intanto già... Sbaglia chi lavora. Qualche frutto sta... Sì. Stiamo puntando molto sul settore giovanile e sulla scuola calcio, perché il presidente nostro ci tiene moltissimo al settore giovanile, anche perché giustamente anche le società professionistiche stanno puntando molto sui settori giovanili, primo per un risparmio e poi perché vorrei, almeno da quando sono entrato nell'Ossia Mare, cercare di portare nelle nostre squadre superiori l'80-90% di ragazzi della nostra zona, certo. Perché oltre poi un domani, no? Oltre alla faccenda piccola che si possono prendere, ci sarà anche un po' di attaccamento alla maglia. C'è differenza, no? Di una squadra formata a livello d'eccellenza o Serie D, formata da 7, 8, 10 ragazzi presi, uno da Civitavecchia e uno da Rieti, certo, tutti di Ostia, tutti nella zona, insomma, certo. Attaccamento penso sia migliore. Certo. No? Giocare per la propria città, Ostia poi è una città, non è... deve esprimere per forza una squadra. Magari anche a livello superiore ci stiamo provando, formata da tutti i nostri calciatori usciti non solo dall'Ostia Mare, anche dalle società amiche e vicine. Anche perché l'Ostia ha una tradizione da questo punto di vista. Stiamo cercando collaborazione con tutte le società vicine. Poi, no, secondo poi, ecco, tra di noi, quella che primeggerà avrà poi l'onere da subarcarsi anche i giocatori dell'altra società. Certo. Perché è chiaro, se tu hai tutte categorie elite, tanti ragazzi, i più bravi, vengono a fare l'elite. Ma è logico, sta nel calcio, insomma. Assolutamente sì. Andiamo a vedere anche il filmato che abbiamo preparato per questo girone, ovvero quello tra Olimpia ed Urbe Roma. Amici di Fuori Area, buon pomeriggio dal Bacioleda, Gabriele Giustiniani e Luca Loiacono, 12ª giornata del campionato giovanissimi fascia B, Olimpia Urbe Roma. Andiamo a vedere quelle che sono le formazioni. Partiamo dall'Olimpia. Sabune in porta, Pasquale, Ortamo, Farina, Gisti, Biondi, Muxedano, Frontali, Pecchioni, Calleri e Carilli. Andiamo a vedere anche la formazione dell'Urbe Roma. Acilli, Curolli, Filimon, Solvi, Pierguidi, Dolfini, Petrolli, Vergato, Cocchini, Astuccioni e Pomponi. Si continua a giocare in mezzo a due, prova a passare ancora Calleri, ci riesce anche in maniera efficace. Poi con il destro colpisce il palo. Azione rocambolesca nell'area di rigore dell'Urbe Roma. Rimessa ancora per la formazione di De Stefani, colpo di testa dentro per Calleri, perde il pallone dell'Urbe Roma e arriva il gol, il primo della partita con Calleri. Rivedibile l'intervento di Acilli che ha perso il pallone in area, il portiere quelle palle non le deve perdere. 1-0 Olimpia allora, onore 1-2 che manda in porta Frontali con il piattone, 2-0 per l'Olimpia, arriva finalmente il gol della formazione di Massimo De Stefanis, 2-0, 1-2 perfetto, e gol di Frontali, 2-0 al minuto numero 10. Decidono i gol di Calleri e Frontali. Conclusione intanto verso la porta di Ferrari, qui non impeccabile ancora il portiere dell'Urbe Roma, 3-0, il gol di Lucidi che ci ha provato, ha fatto anche bene nella circostanza. Ancora un'altra giocata dentro per Calleri, ancora Venuselli prova a passare in mezzo a due, ci riesce anche Venuselli, c'è Ciotti libero sulla sinistra, Venuselli salta tutti, alla fine però è costretto ad allargarsi, salta anche l'ennesimo avversario, entra in area, vuole fare tutto da solo, mette al centro Calleri, attenzione però c'è il fischio dell'arbitro, non è gol. Intanto qui c'è il rosso,
Addirittura? Abbastanza paradossale.